Ciao a tutte, oggi realizzeremo insieme questo bracciale. Per realizzare questo bracciale abbiamo bisogno di tre pietre a nostra scelta. Io ho scelto queste tre pietre di agata, una catena, io ho scelto questa catena argentata di alluminio, un semplice moschettone, un anellino argentato aperto. Alcuni anellini ovali argentati aperti, del filo d'alluminio dal diametro di 1 mm e le nostre varie pinze: pinza a punta tonda, pinza rivestita in plastica, pinza a punta piatta e il moschettone. Allora, il primo passo da fare è tagliare tre fili di alluminio dal diametro di 1 mm di lunghezza circa 23-24 cm, perché adesso andremo a fare su questa pietra quello che ho già fatto su queste altre due pietre, cioè andremo a creare questi due ganci alle estremità per poi poter collegare la catena di alluminio. Allora, prendiamo il nostro filo, i nostri 23 cm di filo d'alluminio, lo stendiamo bene bene con questa pinza rivestita perché non graffia. Inseriamo il nostro filo nella nostra pietra, così portiamo la nostra pietra più o meno al centro del filo, dopodiché pieghiamo l'estremità, prendiamo la nostra pinza con le punte tonde, dopo aver piegato il filo, posizioniamo la nostra pinza qui. Prendiamo l'estremità, la giriamo intorno alla pinza, così, per far uscire questo cerchietto. Una volta fatto questo cerchietto, cerchiamo di tenere il più possibile aderente la pietra al filo, reggiamo il nostro cerchietto e iniziamo a girare il filo d'alluminio intorno al nostro cappietto, cercando di tenere il più possibile così, cercando di tenere il più possibile il filo d'alluminio aderente alla pietra. Dovete spingere e continuate a girare finché il filo non finisce. Così. Continuiamo. Così. Ok, primo gancetto terminato, adesso ci occupiamo dell'altro lato. Stessa dinamica, pieghiamo il filo, prendiamo la pinza con le punte tonde, la posizioniamo così, giriamo il filo, giriamo la pinza, la drizziamo, dopodiché teniamo fermo, dopo aver fatto il cerchietto, teniamo fermo il filo e incominciamo ad avvolgere, sempre cercando di tenere il più possibile aderente il filo d'alluminio alla pietra e iniziamo ad avvolgere il filo d'alluminio così finché non finisce. Ok, una volta finito di avvolgere il filo, ricordatevi di spingere l'estremità con la pinza perché le estremità potrebbero pungere, quindi cercate di spingerle verso l'interno da entrambi i lati. Ok, una volta fatti i nostri gancetti intorno alla pietra, prendiamo il nostro bracciale, andiamo ad aprire l'anellino della catena e inseriamo la nostra pietra. Dopodiché chiudiamo la catena. Chiudiamo il nostro anellino, scusate. Una volta chiuso, inseriamo altri tre anellini della catena, dove poi andremo ad aggiungere il nostro moschettone. Allora, una volta inseriti i tre anellini della catena,
Inseriamo il moschettone tramite il nostro anellino ovale aperto argentato. Lo inseriamo sia sull'anellino della catena e sia sul moschettone, così. Adesso chiudiamo il nostro anellino ovale, così. Dall'altra estremità ho inserito un altro anellino ovale per poter agganciare il moschettone e il nostro bracciale è terminato. Eccolo qui. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao!